Allora, la cosa più bella di oggi è che io, essendo stato il Che ci siamo professore, incontrati. ci siamo incontrati finalmente, io e Danilo Sodimo. Allora, io, professore di Danilo Sodimo, di matematica, di elettrotecnica, 12-13 anni fa, giusto, Manco quando tu mi eri, ricordavo, quindi. manco ci ricordavamo. Sì, no, Allora, un Danilo Sodimo che fino alla fine dell'anno pensava di essere promosso. Pensavo, ero convinto, comunque già facevo parecchie presenze, diciamo, a scuola. E pensavo di essere promosso, ma alla fine, volete sapere com'è andata a finire? Male, perché mi hanno bocciato, nonostante ero l'unico, tra virgolette, non che sia, però ero l'unico italiano in classe. E pensavo, dico, vabbè, magari ci avrò una possibilità anche in più, sai, sapendo che comunque allenamento, partite, Un magari ripescaggio, potevo era la fare un fine ripescaggio alla del fine. Ci ha provato solo il prof, ma prendevo tutti e tre, quindi ha fatto del tutto, comunque spero Io ho per fatto farlo. di tutto, però i miei colleghi mi facevano notare che se su 200 giorni di anni scolastici tu hai dormito per 190 sul banco. Perché la sera, cioè, allenamenti erano stancanti e quindi a mattina cercavo di riposare il più possibile per stare bene pomeriggio e poi erano usciti, comunque io avevo appena esordito con la Sampdoria e quindi c'erano, sai, tutti gli articoli del giornale, Soddimi il professore, quest'anno verrò promosso, de sotto, de sopra, alla fine che hanno fatto mi hanno bocciato solo a me. Saranno stati insegnanti di latino. Sì, no, non lo so, comunque mi hanno massacrato. Va Va bene, bene, però mi ha fatto piacere rincontrarlo oggi, dai. ci vediamo a Chiavari, Danilo. Va bene, Bocca ok, al un lupo. Ciao. abbraccio. Ciao prof. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao, grande. Grazie. Ciao.